Cari amici, ben ritrovati. E veniamo in questa parte quinta e ultima ad esporre alcuni brani selezionati della predetta epistola ad Erodoto, citata nell'ultimo precedente video. Abbiamo visto come appunto la dottrina teoretica illustrata nella cosiddetta canonica si occupa della singolare ed originale teoria della conoscenza, secondo cui tutto ciò che cade sotto i nostri sensi è dovuto all'emanazione di effluvi atomici che colpiscono ed impressionano il nostro corpo, la nostra anima ed il nostro intelletto. Pertanto ogni nostra rappresentazione è oggettiva. Epicuro infatti sottolinea che tutto ha un'esistenza reale, persino i nostri sogni e le allucinazioni dei pazzi, per non parlare poi degli stessi dei. Andiamo dunque a leggere alcuni punti dell'epistola che riteniamo eloquenti. Torno a ripetere ancora una volta dell'importanza di visionare anche i precedenti quattro video riguardanti il pensiero di Epicuro, per il cosiddetto filo conduttore che li accomuna. Allora, andiamo a leggere proprio l'epistola, alcuni passi dell'epistola. Epistola ad Erodoto, Epicuro ad Erodoto, salute. E quindi qui abbiamo le norme da seguirsi in ogni indagine. Poi i principi fondamentali della dottrina fisica dell'universo e di ciò di cui si compone. Poi si parla appunto del vuoto, degli atomi, ma sono tutte questioni che abbiamo già affrontato nei precedenti video. Volevo andare proprio al punto degli effluvi, dei simulacra, degli eidola, ecco, dei simulacra e della vista. Vi sono poi delle immagini che hanno la medesima figura dei corpi solidi, ma che per loro sottigliezza superano di gran lunga le cose che vediamo. Infatti non è punto impossibile che si formino nell'ambiente a noi esterno tali emanazioni e complessi opportuni a riprodurre le parti cave o piane e similmente flussi che conservino la disposizione e la successione che gli atomi avevano nei corpi solidi. Queste immagini chiamiamo eidola, simulacri. Poi aggiunge che si badi poi che il movimento il quale avvenga attraverso al vuoto senza alcun ostacolo di urti compie ogni percorso immaginabile con impensabile velocità, infatti sono gli intoppi o l'assenza di essi che ci si rivelano sotto la specie di velocità o di lentezza. E via di seguito, molteplici traiettorie. Ciò posto, siccome nessuno dei fenomeni che cadono sotto i sensi s'oppone a che i simulacri possano essere di insuperabile sottigliezza, ne consegue che essi debbano avere anche insuperabile velocità, poiché il loro corso si compie sempre in linea retta, e per di più, quando se ne consideri un numero limitato, nessuno pochi ostacoli trovano nel loro corso, mentre una moltitudine di atomi susseguentisi in infinito numero tosto trova qualche ostacolo, e via di seguito. Oltre a ciò, nulla s'oppone nei fenomeni che cadono sotto i sensi a che i simulacri si formino con velocità pari a quella del pensiero. Sì, infatti
estratti dalla superficie dei corpi si dipartono continui efflussi che però non si manifestano con la diminuzione del corpo stesso, perché questo riceve continuo risarcimento di materia. Interessantissimo questo punto. E tale flusso conserva durante lungo tempo la disposizione e l'ordine che gli atomi avevano nel corpo solido, sebbene qualche volta avviene che si scomponga. Per di più nell'ambiente esterno a noi si formano concrezioni che avvengono rapidamente, perché per esse è sufficiente un accozzamento superficiale, ed infine vi sono molti altri modi in cui tali fenomeni possono prodursi. Infatti nulla di quanto si è detto è in contrasto con la testimonianza dei sensi, purché si ponga mente in certo modo alla evidenza effettiva dei fenomeni, a cui si dovrà riferire anche la costante continuità delle proprietà sensibili degli oggetti esterni sino a noi. Occorre pure ritenere che per mezzo di afflussi esterni non solo noi vediamo le forme delle cose, ma anche pensiamo. Infatti non potrebbero le cose esterne imprimere la loro particolare forma e colore per mezzo dell'aria intercedente fra esse e noi, e neppure per mezzo dei raggi o di efflussi di qualsiasi natura che si dipartono da noi verso di esse, così facilmente come per afflusso dalle cose esterne a noi di certi simulacri uguali ad esse in colore e forma, i quali simulacri, secondo la rispettiva grandezza, penetrano negli occhi o nella mente ed hanno celere moto, e perciò producono l'impressione di un tutto unico e continuo. Per di più essi conservano dall'oggetto percepito la costante continuità delle proprietà sensibili per la loro immediata e simmetrica contiguità da quell'oggetto a noi, prodotta dall'interna vibrazione degli atomi nel corpo solido donde le immagini si dipartono. E quella percezione che riceviamo della forma o delle contingenze dell'oggetto percepito per mezzo dell'intuizione intellettiva o per mezzo degli organi dei sensi è la forma dell'oggetto solido di cui si partono i simulacri, risultante dalla compiuta integrità dell'idolo o da un residuo di esso. L'inganno è l'errore, e l'errore, scusate, è invece sempre in ciò che la nostra opinione aggiunge a quello che attende. Conferma o nessuna attestazione contraria, ed invece non sia confermato o riceva attestazione contraria. Ed infatti, se non vi fossero queste emanazioni della natura da noi determinata, non sarebbe possibile quella somiglianza che hanno le cose reali e che si dicono vere con le percezioni, che ci recano quasi una riproduzione plastica di esse, ricevute sia nei sogni, sia per certe altre intuizioni dell'intelletto o dei rimanenti criteri. Per di più, non si avrebbe errore se non si producesse in noi stessi anche un altro speciale moto psichico, congiunto bensì alla percezione intuitiva, ma che da essa si può distinguere. Per tale moto psichico, se non riceve conferma, ovvero se ha attestazione contraria, nasce l'errore. Se invece riceve conferma o nessuna attestazione contraria, si ha il vero.
E questa dottrina bisogna tenere bene a mente perché non sia distrutta la fede dei criteri della verità che riguardano l'evidenza effettiva dei fenomeni e perché non si cada nel dubbio o nella confusione, attribuendosi egual valore a ciò che è vero e a ciò che è erroneo. L'epistola continua con altre parti intitolate L'udito e l'ho fatto, gli atomi, loro proprietà, parti e moti, dell'anima e della sua natura, ne abbiamo già trattato. Anche l'anima, appunto, è composta da questi atomi sottilissimi. Di ciò che esiste per sé e delle sue contingenze. I mondi, svolgimento della civiltà e formazione del linguaggio, dei fenomeni celesti. Vengono i brividi a leggere queste cose, cari amici miei. È impressionante, ma da questa teoria della conoscenza, da questa dottrina gnoseologica che quasi rasenta il mondo della fisica quantistica, quasi abbiamo una rivelazione circa l'oggettività ontologica immanente in ogni circostanza del nostro esistere. Viene così superata quella filosofia che denominerei soggettivistica, da Cartesio sino all'idealismo, in cui vediamo il soggetto, l'io, che diviene sempre più il protagonista centrale rispetto agli oggetti esterni. Cari amici, volevo sul concludere fare un cenno all'alto concetto che Epicuro aveva dell'amicizia. Voglio leggervi alcuni passi dell'introduzione di Carlo Diano, vi ricordate l'operetta citata nei primi video, dove appunto vi è questa bellissima introduzione di Carlo Diano, introduzione e traduzione di Carlo Diano sugli scritti epicurei, e mi soffermo adesso sulla questione riguardante appunto il concetto, l'alto concetto di amicizia che aveva Epicuro. Leggo: e ora la società degli amici, di cui tutto quello che precede costituisce la premessa e spiega il significato. Ogni rapporto umano, s'era detto, trae origine dall'utile. L'utile nei confronti del bene è sul piano obiettivo quello che il piacere è sul piano soggettivo. Ora è chiaro che il mio utile non può essere l'utile di un altro, ed entrando in conflitto con esso, la pace, che è la condizione prima del piacere, non può essere mantenuta, né lo stesso principio dell'utile venire realizzato se non nell'accordo. Questo accordo per Epicuro è lo Stato, in ciò che ne è il fondamento ed è la legge. Sotto questo aspetto Epicuro, anche se vieta al saggio di occuparsi di politica, è per indole e in conseguenza dei suoi principi democratico. Qui è questa osservazione diciamo di Carlo Diano,
può anche essere confutata secondo il nostro parere, secondo il nostro pensiero. Epicuro appartiene invece alla classe umana degli aristocratici. Quindi continuiamo: perfino nella natura egli vede dei patti e degli accordi, l'eterna federa naturai, di cui canta Lucrezio. Ma lo Stato non basta, troppe sono le insidie a cui si è esposti al mondo e che le leggi non valgono ad impedire. Ad esse si aggiungono i mali della condizione umana e della fortuna, e però non c'è vita che possa ritenersi al sicuro. A questo Epicuro oppone due rimedi. Il primo è di trarsi in disparte, lungi da ogni ambizione e da ogni gara, e contentarsi del poco. Lasse biosas è il suo motto, nessuno s'accorga che tu sei vissuto. L'altro rimedio è di aggiungere al patto pubblico delle leggi quello privato dell'amicizia, la quale in tal modo nasce anch'essa dall'utile, perché uno abbia chi lo aiuti nel bisogno, lo assista quando è malato, lo difenda quando è minacciato, e se è triste lo consoli. Ma è qui accade qualche cosa di simile a quello che abbiamo visto per il piacere. Essa è anche desiderabile per se stessa, l'amicizia appunto. Ed Epicuro aggiunge che per amore dell'amicizia bisogna pure che uno metta a rischio il proprio amore, perché il rapporto è tra due esistenze ed ogni esistenza è sola, e già in questo ha bisogno dell'altra. Perfino il piacere, che sembra così chiuso ed esclusivo dell'altro, non è più piacere né umano senza la compagnia di un amico. È veramente bello, è stupendo. E a conclusione di questo viaggio beato e meraviglioso, ci congediamo con la famosa frase di Seneca in una delle sue epistole: opera sempre come se Epicuro ti guardasse. Io, Epicuro, è il filosofo del piacere e dell'utile. In età romana i suoi seguaci celebravano il giorno della sua nascita e quello della sua morte, e ne portavano l'immagine incisa negli anelli o dipinta nel fondo delle tazze, per averlo con sé sempre e ritrovare il suo sguardo nel momento della letizia conviviale della caris, che apre l'uomo all'amore. Un caro saluto da Umberto Salmeri. La salute sia sempre con voi.